Dottor Sannino, abbiamo visto le temperature del Mediterraneo raggiungere quest'estate picchi mai visti, lo ha confermato anche la NASA. E ora siamo di fronte forse a quelli che possiamo definire gli effetti di questo riscaldamento. Quello che non è normale è che a fine stagione c'è stata l'ennesima ondata di calore che ha colpito l'Italia, ma prima dell'Italia, la Francia, la Spagna e quasi tutta l'Europa centrale. Ci sono state temperature eccezionali. Il caldo anomalo che abbiamo vissuto quest'estate e soprattutto la coda dell'estate in realtà è associato al riscaldamento globale. Se non ci fosse stato, come dire, la mano dell'uomo ad aver aumentato in maniera incredibilmente alta l'anidride carbonica in atmosfera, molto probabilmente questa coda di estate sarebbe stata, come dire, un'estate normale, tra virgolette, un'estate molto più simile a quella che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni, quindi un'estate sì calda, ma non con tassi di umidità e temperature associate così elevate. Possiamo fare un collegamento tra questi eventi meteo estremi e il riscaldamento eccessivo del Mediterraneo, il caldo eccessivo di quest'estate? Sì, possiamo dire che nel 2023 ormai siamo abbastanza, noi scienziati, certi di questo collegamento. Difficile farlo comprendere ai politici o a tutto un po' l'ambiente, però ecco, ormai è 40 anni che i dati sono estremi sull'Italia. Alla luce di tutto questo, per l'autunno entrante, cosa ci dobbiamo aspettare? Ecco, l'autunno è determinato proprio dal calore del mare estivo italiano. Un mare caldissimo intorno ai 27-28 gradi all'inizio di settembre significa che l'autunno troverebbe tanta energia per sviluppare cicloni extratropicali, più simili a quelli tropicali Medicane, che sono Mediterranean Hurricane. Comunque la stagione di questi fenomeni, più piogge, al momento sono attese delle piogge più forti durante l'autunno e temperature che però, come sempre ormai, saranno sopra la media anche da settembre a dicembre.